abbiamo incontrato per caso, ovviamente non per caso perché eravamo proprio d'accordo, un caro amico rappresentante della parte culturale un po' ricreativa della Valle di Comino, il presidente dell'associazione Calamus di Picinisco, Massimo Antonelli. Buongiorno. Ho indovinato il cognome? Bene, ecco, sono fortunata. Allora, l'associazione Calamus, qual è l'obiettivo e come si muove nel territorio della Valle di Comino? L'associazione Calamus da circa 20 anni che lavora sul territorio per il recupero di uno strumento molto importante che è la zampogna, emblema stesso della nostra tradizione culturale e di tutto ciò che rappresenta l'intero territorio. Noi appunto da anni facciamo questa ricerca per riscoprire ciò che è la zampogna, ma tutto ciò che è l'intorno, cioè la danza, la musica, le tradizioni e la gastronomia che caratterizza questo territorio. Il nostro gruppo musicale si chiama The Calamus, che significa i 10 di Calamus. La nostra associazione ha diverse realtà all'interno della sua struttura. C'è il gruppo The Calamus, che è proprio un gruppo musicale di ricerca che recupera le danze, la musica, i canti e tutto ciò che è la musica popolare. E poi c'è il gruppo di danza popolare Comini & Gens, che è un gruppo di circa 25 ballerini e musicisti che portano in giro la tradizione della danza popolare della nostra terra. Siete infatti di ritorno da un tour molto molto recente. Sì, siamo stati in Catalogna con il gruppo The Calamus, siamo stati ospiti del teatro più importante della musica popolare, che è il CAT, Centro di Tradizioni Popolari del Catalogna. A differenza della nostra terra, gli altri paesi del mondo, dell'Europa, in particolare della Spagna, hanno fortemente radicato le tradizioni nel loro sangue e le portano avanti e le sostengono in modo molto forte. Infatti questo centro, che siamo stati ospiti, abbiamo fatto diversi concerti di una struttura bellissima e fa capire quanto per loro è importante le proprie tradizioni, a differenza un po' di noi. Sì, in effetti, ma noi ci stiamo arrivando piano piano, sicuramente Calamus prima o poi avranno successo anche in provincia di Frosinone, come ci auguriamo tutti qua. Grazie.